Salve a tutti, sono il professor Samani Francesco. In questo video desidero spiegare come può essere importante e come può essere utile affrontare una richiesta di svolgimento di un'UDA, cioè una unità didattica di apprendimento relativa ad un quesito della prova scritta. Allora, io adesso vi farò esempi relativi a esempi generalizzati relativi a quello che potrebbe essere la strutturazione di un'unità didattica di apprendimento, però ve li generalizzo perché a seconda della classe di concorso che state affrontando e su cui vi state preparando, poi andrete a inserire ovviamente le varie tematiche. Premetto che se questo video avrà un discreto successo, 4-5 mila visualizzazioni, probabilmente continuerò a fare video relativi alla, potremmo dire, programmazione di una lezione. Ok, il titolo è Programmazione di, anzi, un'unità didattica di apprendimento. Mi raccomando, voi non avrete molto tempo, l'ho scritto, quindi cercate di allenarvi adesso perché se il giorno della prova vi ritroverete a dover improvvisare il tutto, non farete assolutamente in tempo, come purtroppo è successo a tanti miei colleghi. Allora, relativamente a un'UDA, quali sono i parametri importanti che rientrano, che vanno dentro l'unità didattica di apprendimento? Allora, sicuramente vi chiedono di, a me personalmente è uscita la domanda alla prova scritta del concorso, è uscita una domanda di preparare e argomentare una lezione in merito a un determinato argomento. Allora, sicuramente un determinato argomento ha dei tempi di attuazione, ossia la durata 2, 3 ore, 4 ore, gli aspetti preliminari. Che sono intimamente collegati con i prerequisiti che il discente deve avere per comprendere quell'unità didattica. L'insegnante a sua volta deve conoscere la classe per poter individuare quali metodologie didattiche sono idonee. Eventualmente una verifica preliminare per sapere la situazione della classe. Io vi sto dicendo, sto cercando di fare una lezione abbastanza approfondita, anche perché forse queste cose non le troverete da altre parti e quindi ovviamente poi voi nella prova scritta non è che dovrete inserire tutto questo, io cerco di darvi, di dirvi il più possibile in maniera tale che anche se vi rimane, vi ricordate un 40-50%, andrà più che bene. Quindi sicuramente quali sono gli obiettivi da raggiungere? Con quali metodi?
i contenuti più importanti. Quali sono gli strumenti utilizzati? Mezzi e sussidi didattici. Annotazioni per percorsi individualizzati. Quindi scrivo solo percorsi individualizzati. Compiti a casa. Sicuramente dipende ovviamente dai classi di concorso, parte laboratoriale. Fatte tutte queste premesse, finalmente si può passare allo step successivo, che è lo svolgimento della lezione. Al termine del quale possono essere sì, certamente previste delle verifiche. Di tipo formativo oppure sommativo. Tutto questo ci permette poi di arrivare alla valutazione. Benissimo. Per quanto riguarda gli aspetti preliminari, quali possono essere l'età dello studente? Il livello di conoscenza della materia, la aspettative, la motivazione, il clima della classe. Presenza di ragazzi BES o DSA. Da quante persone è composta la classe, quindi il numero di studenti. Il background culturale. Eccetera, eccetera, eccetera. Questa volta sto facendo una lezione un po' più approfondita, però non voglio esagerare perché poi sicuramente c'è sempre poi chi si lamenta, no? E non vorrei che non passasse bene il messaggio che io adesso vi sto facendo una lezione approfondita affinché poi voi possiate cogliere quegli aspetti che più sono idonei allo svolgimento e alla risposta della prova scritta. Quindi è ovvio che voi in una prova scritta che dura 2, massimo 3 ore e avrete 5, 6, 7 domande, non è che potete per ogni domanda fare una cosa del genere. Ovviamente adesso vi potete esercitare per, diciamo, avere una visione di insieme. Una volta che conoscerete bene tutte le variabili, a quel punto vi potrete organizzare in maniera strategica per arrivare al vostro target. Allora, tutti questi aspetti sono fondamentali
arrivare a cosa? Sicuramente per stabilire il punto di partenza della lezione e quale deve essere la successione espositiva. Quindi, punto di partenza, successione espositiva, che come ho detto nei video precedenti, deve avere una propria direzione, una linearità. Ovviamente gli argomenti non possono essere trattati casualmente, ma devono seguire una direzione ben precisa. Si può valutare il ritmo della lezione. Si deve stabilire il linguaggio, il tipo di linguaggio. Quali esempi fare? Quali supporti didattici adottare? Quindi, da un punto di vista preliminare, può essere sicuramente utile una verifica iniziale, ad esempio semistrutturata. Se qualcosa non è chiaro, lasciatemi commenti, fatemi sentire la vostra presenza, aiutate a far crescere il canale e a condividere i link. Tanti nostri colleghi mi scrivono in privato e mi dicono: io non riesco ad accedere alle risorse. Allora io sono certo che se in questi gruppi studio ognuno di voi che apprezza il video lo condivide e mi dà supporto, ovviamente mi aiuta nel mio desiderio di essere un punto di riferimento e un valore aggiunto per tutti coloro che si vogliono preparare, e sicuramente tutte le persone che mi stanno contattando direttamente vengono in gran parte anche aiutate ed esaudite nei loro desideri, perché molti degli argomenti che tratto prendono spunto dalle richieste che mi fate. Quindi la verifica iniziale semistrutturata è una verifica, magari lo dico questa volta, è una verifica della sussistenza delle competenze di base, verifica della sussistenza, sì, sussistenza delle competenze basiche. Sto scrivendo più lentamente perché qualcuno si è lamentato della non leggibilità, e giustamente, io infatti vi chiedo scusa, però è anche vero che tutto quello che scrivo lo dico anche verbalmente, e non è vero il contrario, perché immagino che molti di voi in questa fase tremenda del Covid magari non hanno tempo, magari non si trovano nella condizione migliore per studiare, e allora magari ci sono anche solo. Ci sono coloro i quali ascoltano il video, o comunque coloro che lo ascoltano, lo vedono, e secondo me ovviamente è la cosa migliore. Tutto quello che ascoltano, dato che prima lo ascoltano, poi lo vedono, riescono sicuramente ad appuntarlo. Quindi una verifica iniziale semistrutturata prevede domanda e risposta di tipo vero falso, domanda e risposta aperta. Quindi, ad esempio, la prova scritta del concorso ordinario, domanda e risposta multipla, per esempio, prova preselettiva del concorso ordinario, dove tipicamente ci sono quattro risposte, di cui una è quella esatta. In tutto ciò, essenzialmente, possono verificarsi due casi.
in questa verifica preliminare i prerequisiti sono soddisfatti, si può passare sicuramente allo svolgimento della lezione. Viceversa, se i prerequisiti non sono soddisfatti, sarà utile una lezione di richiamo, una lezione specifica di richiamo. Degli elementi essenziali. Ecco, che può coinvolgere tutti, quindi a livello comune, quindi è una lezione di recupero. Ma può essere anche individuale o individualizzata, che essenzialmente è una lezione basata su esigenze specifiche. Esigenze specifiche. Allora, io direi di fare, per ora voglio fare così. Mi fermo qui perché ho passato già i 15 minuti, ho visto che il tempo medio di visione è di circa 10-12 minuti, non voglio quindi andare oltre, e se questo video sarà interessante, ovviamente io ho tante altre cose da aggiungere e da dirvi, perché certamente le questioni non finiscono qua, però aspetto. Prima di continuare, aspetto un vostro feedback. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Io sono tanto felice per i commenti e per i like che mi state lasciando, per le iscrizioni che ci sono, per i tanti ringraziamenti che mi state facendo, per tutto quello che mi state scrivendo. Sto da parte mia. Il mio modo di ringraziarvi è quello di girare i video anche alle 10 di sera, 11 di sera, quando la mia giornata lavorativa sarebbe già dovuta finire, però ovviamente è tanto il desiderio di potermi rendere utile e di essere accolto in maniera così splendida da parte vostra che io desidero insomma fare un piccolo sacrificio per cercare di venirvi incontro. Allora, un caro saluto da Francesco Samani, alla prossima lezione.